Lo scontro, diretto, implacabile. Mezzo per stabilire una supremazia, una superiorità che non ammetta replica. Il duello che si sostituisce al giudizio umano. Il duello che incarna la difesa dell'onore, della giustizia e della rispettabilità. Questo, alcuni secoli fa, era quanto proponeva il codice sociale, prima che le regole del terreno giudiziario prendessero il sopravvento, sottraendo spazio alla mera forza fisica e alla violenza. Oggi l'energia è veicolata diversamente, in ambiti meno cruenti, anche se la carica combattiva pare molto simile a quella di un tempo. L'agonismo sportivo ne è un esempio, una testimonianza esplicita e chiarificatrice. Un campo di confronto dove il risultato rappresenta la finalizzazione degli sforzi e dei sacrifici indispensabili per raggiungerlo. L'ottenimento di un traguardo dopo una lotta serrata e senza quartiere contro gli avversari. Dura, implacabile. In spazi angusti che vanno conquistati metro dopo metro, con le ruote che disperatamente tentano di artigliare un fondo la cui consistenza cambia rapida e traditrice. Dall'asfalto alla terra, in un vorticare di traiettorie, contatti, derapate, consumati nell'arco di pochi secondi. L'agone della battaglia, questa volta, è il campionato mondiale Rally Cross, che ha di recente fatto tappa in due diversi continenti, passando dal Canada alla Norvegia. Esaltante, ancora una volta, la prestazione del team Hansen e delle Peugeot 208 VRX, eccellenti protagonisti in una delle serie oggi più combattute dell'intero panorama del motorsport. Per impronta e a lungo sono passi da gigante quelli che sta facendo la Peugeot 208 VRX del team Hansen nel campionato mondiale Rallycross. Una crescita verticale, rapida, sempre più consistente, confermata dalla regolarità con la quale i piloti del team svedese, Timmy Hansen e David Genie, frequentano le zone alte della classifica, ormai abitué dei tappi di champagne stappati sul podio. Riordiniamo le idee a partire dalla settima prova di campionato, il Gran Premio di Trois-Rivières in Canada. Prova caratterizzata dalla presenza del rettilineo più lungo dell'intera stagione. Un circuito che ha esaltato i piloti del team Hansen fin dalla prima accensione del motore, all'alba di un weekend che da subito ha manifestato segnali ben più che positivi. In particolare, Timmy Hansen ha messo a segno una tripletta nelle quattro manche iniziali, mancando il successo solo nella seconda. Un viatico straordinario in vista della fase finale della gara, bruscamente interrotto dal ritiro di Hansen dopo un contatto con il campione in carica Petter Solberg nel corso del primo giro della semifinale. Da questo momento in poi la responsabilità di portare la Peugeot 208 VRX verso le zone alte della classifica è ricaduta interamente sulle spalle del francese Genie, che non ha fallito il bersaglio, vincendo prima la semifinale e successivamente anche la finale, dopo essere scattato dalla pole position. Un grande risultato che ha consentito a Genie di bissare la vittoria ottenuta in precedenza a Estering, in Germania. Bagagli fatti e zaini in spalla, il campionato mondiale Rallycross si è trasferito in Europa, in terra norvegese. Al di là del nome poco rassicurante e vagamente intimidatorio del tracciato, Hell, Inferno, il team Hansen ha imboccato immediatamente la strada corretta nella ricerca del miglior assetto della 208 VRX. Al punto tale da consentire ai propri piloti di concentrarsi da subito sulla ricerca della prestazione assoluta. Fino all'apoteosi di una doppietta ottenuta nella prima delle due semifinali, grazie al successo di Timmy Hansen e al secondo posto di David Genie. Un copione ripetuto alla perfezione, senza sbavature, con la disinvoltura e la destrezza di attori consumati, anche nel corso della finale. Primo Hansen, secondo Genie, risultato che ha incorniciato la prima storica doppietta del team Hansen nel mondiale Rallycross. A 5 gare dal termine, la squadra svedese ha così rilanciato le proprie ambizioni nella classifica generale, portandosi al comando del campionato a squadre e consentendo a Timmy Hansen di portarsi al secondo posto della graduatoria piloti. Da qui al 29 novembre, in occasione dell'ultima gara a San Luis in Argentina, sarà una lunga sfida.
Anche nel campionato mondiale Rallycross, Peugeot sembra aver trovato la propria dimensione ideale, a conferma di una simbiosi con il motorsport ormai consolidata da molti anni, testimoniata non solo dagli allori e dai successi ottenuti, ma anche dall'enorme sforzo profuso dal marchio francese, anche nel campo della comunicazione. Così come ormai da tradizione negli ultimi anni, non abbiamo mancato uno degli appuntamenti più attesi. La prova, interamente dedicata alla stampa, delle Peugeot 208 R2 e 208 T16 ufficiali, schierate come di consuetudine in gara dal team Racing Lions. Dopo aver infilato tuta, casco e guanti, Codice Rally è pronto a portarvi on board. Antò, fa caldo. Così dicevano, parecchio caldo al Misano World Circuit, ricordiamo la pista intitolata ovviamente a Marco Simoncelli, un bel evento, pista di flat track quest'anno per provare la R2 e la R5, il 208 ovviamente, per la stampa. Sì, abbiamo voluto regalare ancora, diciamo, questa ebbrezza, questa possibilità agli amici giornalisti, non più su asfalto. L'anno scorso l'abbiamo fatto sopra le speciali del Ciocco. A questo punto era bello poter provare anche quella che è la sensazione del guidare su terra. Ovviamente magari non in questa prima fase, in questo primo anno, su una speciale su terra tradizionale, di un rally tradizionale, perché lì, insomma, passando in mezzo alle piante, burroni, cose così, insomma, la terra fa selezione, diciamo. Sì, poi considerando che magari potrei guidarla anch'io la macchina, diciamo che, ecco, il margine di sicurezza deve essere chilometrico. E proprio qui è il posto giusto, perché veramente sì, è perfetto per poter provare la terra, poter provare quelle che sono le sensazioni di guida, i traversi e tutto, con i due tipi diversi di trazione dell'R2 e dell'R5, quindi vedere anche le grandi differenze che ci sono tra trazione e cavalli delle due macchine, però farlo in grande sicurezza e con anche tutte le comodità che comunque un circuito ti sa regalare in termini di box coperti e la tribuna nel quale adesso, volendo, poi si sale e si vede praticamente tutto il percorso che si fa su terra, per cui direi nella comodità di un circuito organizzatissimo come quello di Misano, il piacere però di provare la sensazione della terra, provarla e poi dopo provare anche quello che il pilota sa fare, diciamo, quell'ufficiale sulla sua macchina, e quindi la frullata finale in mano al professionista. Giustamente, detto così sembra un po' minaccioso, ma è divertente in realtà. Molto, io sono stato su ieri con Paolo e devo dire che è incredibile vedere come facciano sulla terra, come riescono comunque a recuperare sempre la macchina. Tu pensi che ormai basta, ti sei girato, in realtà sei completamente di traverso, in realtà la recuperano sempre, un po' la trazione, un po' i cavalli e molto il pilota, alla fine la curva in un modo o nell'altro lo fai sempre. Una cosa è certa, non sostituiremo mai i piloti Peugeot ufficiali, ma su questo nessuno nutriva dubbi. Del resto, lo scopo dell'iniziativa era decisamente un altro, ovvero consentire di vivere da vicino l'emozione del rally e ancora più in particolare di poter apprezzare e comprendere in modo ancora più approfondito i particolari tecnici e i dettagli della guida che rendono questa specialità decisamente unica. Archiviato per ora il piacevole capitolo della pista flat track del Misano World Circuit, siamo pronti a spostare all'indietro le lancette del tempo. Un'operazione che questa volta ci porta di fronte ai cancelli di alcune tra le piste più celebri al mondo. In primis, il circuito di Le Mans, teatro della storica 24 ore, tappa da sempre fondamentale del campionato mondiale Endurance. Sotto i riflettori, al centro della scena, la Peugeot 908 HDI, il prototipo con il quale il marchio del leone solcò le piste nella seconda metà degli anni 2000. Abbinando al nome Peugeot la parola sport, si spalanca una porta su un panorama mozzafiato, un caleidoscopio di emozioni, storie, radici di una tradizione ancorata ad un passato pionieristico ed esaltante.
un compendio del motorsport comprendente una specialità ancora oggi venata di passione e romanticismo, seppur inevitabilmente sovrastata dal progresso tecnologico. L'endurance, le gare di durata. Categoria che raggiunge il suo apice in occasione della celebre 24 ore di Le Mans. Dall'impegno in queste competizioni ha tratto origine il progetto della Peugeot 908 HDI FAP, prototipo che nella storia del marchio francese ha fatto seguito alla Peugeot 905 e che dopo la prima presentazione del 2006 fece il suo esordio in gara nel 2007 alla 1000 km di Monza. La struttura aerodinamica era semplice ed efficace, un prototipo coupé con il telaio rigido grazie al montante posto sul parabrezza. La carrozzeria, così come lo stesso telaio, era in fibra di carbonio. Il peso complessivo pari a 925 kg. La sigla HDI non mente. Il motore della Peugeot 908 era alimentato a gasolio, un V12 turbo diesel da 5500 cm3, 4 valvole per cilindro, che al massimo del suo potenziale esprimeva 700 cavalli e una coppia massima di 1200 Nm. Per ottenere un baricentro basso e di conseguenza una maggiore stabilità, l'angolo tra le due bancate di cilindri era di 100 gradi. La svolta tecnica di maggior rilievo nella storia della Peugeot 908 HDI FAP avvenne nel 2008, quando il propulsore diesel fu sviluppato in una ulteriore versione ibrida. Al motore endotermico si aggiunse un motore elettrico da 80 cavalli. Nelle fasi di frenata, il sistema di recupero dell'energia cinetica consentiva di alimentare le 10 batterie agli ioni di litio che si trovavano a bordo. Questo sviluppo, come spesso accade nato nel mondo del motorsport, segnò la fase iniziale di una tecnologia che, come ben sappiamo, ha poi trovato ampia applicazione nella produzione automobilistica di serie. Il palmarès della Peugeot 908 è di quelli che fanno brillare gli occhi. La vittoria alla 24 ore di Le Mans nel 2009 ha senz'altro rappresentato il momento più alto della storia di questo prototipo. Ma non si possono trascurare il titolo della Le Mans Series del 2007 e la doppietta, ottenuta alla 12 ore di Sebring nel 2010. Successi che hanno accompagnato l'epopea di questa vettura straordinaria, capitolo fondamentale nella storia dell'attività sportiva di Peugeot.